È finalmente accaduta una cosa che stavo aspettando dall'uscita di Leggende Pokémon Arceus e per una volta il mio sesto senso ha avuto ragione, perché già ieri erano usciti gli artwork ufficiali dei Pokémon Starter di Hisui e anche dei Pokémon leggendari, nonché anche degli altri personaggi umani. Ma oggi, sono le 9 di mattina, qualche ora fa, sono stati pubblicati anche gli artwork di tutti gli altri Pokémon. Ovviamente mi riferisco ai nuovi Pokémon e alle nuove forme di Hisui, che voglio vedere insieme a voi. Prima di cominciare con il video, però, oltre ad iscrivervi al canale, mettere mi piace e commentare con tutti i vostri pareri su queste nuove creature, vi lascio nei commenti e in descrizione i link per preordinare da Amazon Italia i nuovi grandi videogiochi annunciati da Nintendo nell'ultimo Nintendo Direct, dunque Nintendo Switch Sport, Xenoblade, Mario Strikers e Fire Emblem Three Hopes. Soprattutto perché tre di questi, ovvero Switch Sport, Mario Strikers e Fire Emblem, sono preordinabili su Amazon Italia in sconto ognuno di 10 euro. Dunque Mario Strikers lo pagherete 49 invece di 59 e così via. È un'opportunità da non perdere, durerà per qualche giorno, dunque vi consiglio di farlo il prima possibile. I link sono ovviamente i nostri, dunque se acquisterete dai nostri link noi riceveremo una piccola percentuale. Grazie ovviamente a tutti quelli che lo faranno. Ma adesso lanciamoci subito a vedere i nuovi artwork, perché sono veramente curioso, non li ho visti, dunque li vedrò per la prima volta insieme a voi. Per trovarli presto userò il Twitter di Serebi, ma tutti questi artwork li potete trovare non soltanto sul sito di Pokémon X, ma anche sul sito ufficiale di Leggende Pokémon Arceus. E iniziamo ovviamente con Decidueye, che per quanto mi riguarda, secondo me, è la miglior forma Hisui tra i Pokémon iniziali di questa regione. Si differenzia abbastanza dal Decidueye classico, tra l'altro sta anche qui sotto, non soltanto per la caratterizzazione, no, del personaggio, tra l'altro sta flexando i muscoli, ma anche per i colori. È questo rossiccio veramente molto molto figo. Non è stato troppo apprezzato col modello 3D, però secondo me merita tantissimo. Così come altrettanto direi merita Typhlosion di Hisui. Questo è il solito caso in cui non bisogna giudicare il libro dalla copertina, o meglio, non bisogna giudicare il libro dal modello 3D, anche perché questi artwork confermano, come se ce ne fosse bisogno, tra l'altro, che i disegni superano di gran lunga i modelli 3D di Game Freak, che in realtà in questo gioco non erano nemmeno così brutti, però, cioè rispetto agli altri giochi Pokémon, però c'è da dire che vedere i disegni di Sugimori o chi siano, insomma, è un'altra storia. E Typhlosion è spettacolare. Ma comunque, passiamo invece a quello che ritengo essere uno dei Pokémon più deludenti non soltanto di questo videogioco, ma forse anche degli ultimi anni, perché Samurott di Hisui, ragazzi, cioè è molto troppo simile a quello originale. Laddove Decidueye e Typhlosion si nota una certa differenza, anche qui si nota, però la base è proprio identica. Avrei almeno cercato di cambiare, non lo so, il colore usando un blu un po' più scuro, un azzurrino un po' più chiaro, insomma. L'espressione è identico a Samurott. Invece Decidueye e Typhlosion, anche di viso, avevano altre espressioni, caratterizzati in modo diverso. Insomma, se vedete Samurott di Unima e vedete anche questo qui, sì, è figo perché cambia la parte superiore, le conchiglie, eccetera, eccetera. Baffi, ovviamente. Però troppo troppo simile, insomma. Anche la posa dell'artwork, tra l'altro, è simile. Vabbè. Per me è un'opportunità sprecata, mancata. E il sogno di vedere un Samurott bipede non si realizzerà mai. Comunque, andiamo avanti. Arriviamo a due dei Pokémon più discussi di sempre, ovvero le forme originali di Dialga e Palkia. In questo caso vediamo Dialga. Questo è un ulteriore caso in cui l'artwork rende molto meglio l'idea rispetto al modello 3D, soprattutto per colori, perché nel videogioco forse è un po' troppo chiaro. Anche l'effetto qui in questo diamante, lo chiamo diamante, ma insomma questa questo coso ficcato in gola, che non è bellissimo, rimane un po' strano, però per colori, per composizione generale, l'artwork mi piace molto molto di più rispetto al videogioco. Tra l'altro, abbastanza emblematica l'immagine qui di Squiddy, che direi rende molto l'idea di questo Pokémon. Palkia forse è quello che ha ancora ora un po' strano, perché mentre Dialga, anche in forma normale, quella di diamante e perla, è un Pokémon, diciamo, a quattro zampe e rimane un Pokémon a quattro zampe anche nella forma origine, Palkia invece
è bipede e qui diventa praticamente un cavallo, insomma, non, fa un po' strano vederlo così, però anche qui per colori, per l'idea generale, è molto molto più carino rispetto al videogioco. Tra l'altro direi di approfittarne giusto qualche secondo per leggere le loro descrizioni sul sito ufficiale di Legende Pokémon Arceus. Queste sono le vere sembianze di Dialga, Pokémon leggendario che controlla il tempo. Dialga ha il potere di distorcere, distruggere e creare il tempo stesso. Si dice che nel mondo in cui risiede Dialga originale, il flusso del tempo sia costantemente in mutazione e si muova sempre in diverse direzioni e a velocità differenti. Dialga padroneggia la potente mossa Fragor Tempo che genera abbastanza energia da distorcere il tempo. Queste sono le vere sembianze di Palkia, il Pokémon leggendario che controlla lo spazio. Palkia ha il potere di distorcere, distruggere e creare lo spazio stesso. Si dice che nel mondo in cui risiede Palkia originale lo spazio stesso sia frammentato, come se fosse stato fatto a pezzi. La specialità di Palkia è la potente mossa Fin di Spazio che lacera non solo l'avversario ma anche lo spazio che lo circonda. Insomma, sono due descrizioni molto simili, ovviamente. Interessante il fatto che si accenni a dei mondi in cui risiedono questi Pokémon, un po' come il mondo distorto di Giratina forma origine, tra l'altro forma originale, forma origine. Trovo curioso il timing di queste rivelazioni. Non so se nel Pokédex c'erano scritte queste cose, ma ovviamente già alcuni pensano, ipotizzano che questo possa essere un avviso di DLC in arrivo. Sarà così, dato che questi artwork e queste info sono state pubblicate prima del Pokémon Day? Staremo a vedere, ma continuiamo con gli artwork. Allora, questo è una figata clamorosa. Io amo Arcanine di Hisui, nonostante questo grigino non mi faccia totalmente impazzire, nonostante credo che si potesse fare un po' di più, soprattutto perché Growlithe si basava su un Komainu. Sì, questo continua a essere comunque ispirato a un Komainu, ma secondo me si poteva fare un po' di più, soprattutto con la criniera. Però è molto molto figo. Anche qui avrei cambiato leggermente il colore del corpo, per differenziarlo ancora di più dall'Arcanine di Kanto, insomma. E dopo Samurott arrivo alla seconda forma, se non forse la prima, nella lista di quelle che non mi piacciono, ovvero Electrode. Rispetto a quello originale, cambia espressione, è incazzato, fondamentalmente arrabbiato. Reputo che sia anche qui una mancata occasione di fare qualcosa di un po' più originale, perché è semplicemente Electrode di legno incazzato. Cioè, ok, anche Voltorb non è che si differenzia molto dal Voltorb normale, ma avrei provato a fare un concept un po' più simile alle forme di Hisui delle Pokéball antiche, anche col buchetto dal quale esce il vapore, per dare un po' più di originalità al Pokémon. Invece, ritrovandomelo davanti, ho detto, vabbè, è abbastanza scontato. E peccato, peccato. Rimane comunque carino, mi piace il fatto che gli occhi siano intagliati. Ora, Quillfish di Hisui non ho molto da dire, mi piace in generale, cambia soprattutto per colori. Overkill invece è un altro caso in cui l'artwork mi fa molto molto più piacere rispetto al modello 3D, perché nel gioco, basandomi soltanto sul modello, avrei detto che fa veramente cacare, mentre l'artwork me lo rende un po' più appetibile. È praticamente una bomba marina, non so come si chiamano, ma ricorda anche un po' un'esplosione in corso con tutti questi aculei, no? Carino, niente da dire, non mi fa impazzire totalmente, ma ci sta. Vado veloce su Sneasel e la nuova evoluzione perché in generale non mi fanno impazzire. Sarà perché Sneasler è praticamente uno Sneasel un po' più allungato, ricorda un po' le evoluzioni di prima e seconda generazione, che ci sta perfettamente. Però queste macchie in faccia, non lo so, non mi convince del tutto, sinceramente. Non è brutto, poteva essere un po' più figo, però insomma, non è da buttare. Ora su Basculin poco da dire, è un Basculin leggermente diverso, ma signori, Basculigion, Basculigion. In entrambe le sue forme è un Pokémon incredibile, l'ho amato alla follia ed è uno dei Pokémon per cui spero di poterli utilizzare anche nei prossimi videogiochi perché è semplicemente stupendo, è un'evoluzione perfetta per quanto mi riguarda e anche il modello in gioco è uno dei meglio realizzati da Game Freak ed è anche uno dei Pokémon più interessanti per tutta la lore che
che ha dietro, che penso ormai tutti conosciate. È veramente un ottimo, ottimo lavoro in questo caso. Lilligant, poco da dire, anche questa è una forma stupenda. La preferisco alla Lilligant classica, molto più carina. Mi è anche abbastanza piaciuta la boss fight, nonostante sia tra quelle più semplici. Però appena l'ho visto mi ha fatto una bella impressione. Ora Sligo e Gudra in generale mi piacciono, Sligo un po' meno, però l'idea che mantengono, insomma, questo guscio delle lumache mi piace veramente veramente tanto. Forse li preferisco anche addirittura alle loro forme originali di Kalos. Gudra sicuramente, deve avere qualcosa di gigante, diciamo, alle spalle, sulla schiena, anzi sulla coda in questo caso, mi piace un po' di più. Laddove invece Gudra normale, se non sbaglio, ha tipo una coda piccolina. Belli tutti e due, ma questo mi sembra un po' più originale, ecco. Avalugh, poco da dire, è stupendo. La boss fight nel gioco è stata la più bella, nonché la più difficile di tutte, ed è veramente veramente ganzo. Hanno preso dei Pokémon di quinta e sesta generazione e li hanno veramente veramente migliorati con queste forme Isui. La mia piccola teoria è che, lavorando su una base giapponese in questo caso e non statunitense come Unima, o comunque francese come Kalos, che sono territori che loro conoscono sì ma non così tanto, abbiano avuto quel tipo di orgoglio in più per cacciar fuori dei design un po' più fighi. Questa è la mia piccola teoria, e questo mi fa veramente sperare che in futuro Game Freak possa tornare brevemente in Giappone con un titolo di nuova generazione per avere altre figate del genere. Non che i nuovi Pokémon facciano schifo, però insomma, già queste forme Isui confrontate a quelle originali, anche Breviary, sono di un altro mondo per quanto mi riguarda. Ursaluna nel gioco mi faceva veramente schifo. Quando vidi il modello 3D dissi: questo è il peggior Pokémon di questa generazione. In questo artwork ovviamente i colori sono molto molto meglio, l'aspetto del Pokémon mi piace molto di più. Nonostante l'idea di mettere la luna con queste due sopracciglia che ricordano delle nuvole mi faccia ancora un po' strano, è un'idea carina e originale. Forse quello che non mi piace sono queste parti qui sopra, dietro alla schiena praticamente, che forse o avrei evitato o ne avrei messe di meno. Ma se non sbaglio ce le ha anche Ursaring, tipo sotto al collo, comunque dietro. Dunque, per riprendere lo stadio evolutivo precedente, e ci può stare, insomma, è un bel Pokémon. Ho visto alcuni che si lamentavano del fatto che ha perso un po' di cattiveria di Ursaring normale, però secondo me non è un Pokémon da buttare, e magari in futuro avremo un'altra evoluzione comunque aggressiva del Pokémon, chissà. Fino a poche settimane fa ritenevamo tutti impossibile che Ursaring potesse evolversi, e invece si è evoluto, quindi vediamo, vediamo. E arriviamo all'ultimo Pokémon da vedere, ovvero Enamorus. Allora, quando è stato rivelato, rientrava nei Pokémon sui quali avevo più perplessità, perché non capivo l'origine, non capivo l'ispirazione, non capivo perché l'hanno fatto così. Anche qui l'artwork migliora tutto, eccetera, eccetera, ma ormai abbiamo capito come l'andazzo. In questa forma qui non mi dispiace. Quello che mi lascia ancora perplesso, però, è la forma, diciamo, tartaruga, perché non lo so, non mi piace. Cioè, proprio in generale, non questo serpente qui dietro non mi ispira. Forse gliel'avrei messo soltanto nell'altra forma del Pokémon. Forse un po' troppo di macchioline sul collo, lo avrei reso un po' più semplice. Alcuni dicono che non piaccia alla community perché ha un aspetto un po' più femminile, ma secondo me non è quello il problema, perché negli anni abbiamo avuto molti Pokémon femminili nell'aspetto, ma sono piaciuti. Qui in questo caso sarà un po' per l'abbinamento di colori, questo serpente pieno di cuori messi così. Poi, per carità, l'ispirazione c'è, come ogni Pokémon, però secondo me la realizzazione poteva essere fatta meglio. Rimane comunque curioso che abbiamo avuto un nuovo Pokémon leggendario che si aggiunge agli altri geni. Game Freak sta strizzando tantissimo l'occhio alla quinta generazione. Sto Pokémon non mi piace. Signori, qui sono finiti, non vedo i personaggi umani perché mi interessavano principalmente i Pokémon. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro Pokémon nuovo preferito e quale invece non vi ha convinto. Noi ci vediamo al prossimo video. Occhi puntati sul Pokémon Day, che sta per arrivare, ma occhio anche ai prossimi video che usciranno su Pokémon Next. Tra l'altro ne farò uno proprio dedicato al Pokémon Day e ai possibili annunci che potrebbero esserci. Qui da video per oggi è tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao allenatori!